Ci svegliammo nel tardo pomeriggio. Luca faceva uno sforzo enorme per evitare di farmi domande. Lo vedevo continuamente bofonchiare e sbuffare fra sé e sé. Tipico. Lo Yeti ci indicò la strada e lo seguimmo. Il viaggio fu lungo e faticoso, ore ed ore di bosco fitto. Alle prime luci dell'alba seguente la sua mano si sporse dalle frasche. Potemmo finalmente osservare il presidio dei Padani. Era un bell'assembramento, niente da dire. Contai vicino al vecchio albergo semidistrutto una ventina di grossi trasporti, diverse postazioni di obici ed un gran viavai di camice verdi. Ai lati della strada, ben nascosti sotto gli alberi, era presente un discreto numero di vecchie centauro, tirate a lucido. Quello che mi impressionò veramente furono i Tank Abrams. Questi maledetti ne avevano una decina, comprati chissà dove. Pensai ai 4 T-59 cinesi, recuperati in Albania, che difendevano Dicomano. Non ci sarebbe stata storia. Per la difesa antiaerea, probabilmente, si affidavano a lanciamissili a spalla. Sapevano che la nostra forza aerea, in pratica, non esisteva, e di missili e droni neppure a parlarne. Stavamo ancora riparando le piste di Grosseto. Adesso inizierà il sacrificio. Disse lo Yeti. Il cambio del guardiano verrà suggellato dal sangue di quegli uomini. Lo presi per una spalla. Stai giù, adesso ci pensiamo noi. Si scansò con violenza e mi guardò irato. Tu credi, no? Tu sai che ho ragione. Adesso sai cosa succederà. Adesso usciranno dai boschi le ombre dei miei camerati, saranno migliaia. Avranno bombe, carri armati e mitra, saranno imbattibili, uccideranno tutti. E tu pagherai sostituendomi, fino a che qualcuno non darà il cambio a te. Ad un mio cenno Luca lo stese con un colpo sapiente fra capo e collo. Con il manico del pugnale, senza fargli troppo male. Ci mettemmo a guardare gli orologi. Dal piccolo telefono satellitare portatile feci partire un breve segnale, poi lo spensi. Rimanemmo ad osservare nascosti. La loro tecnologia funzionava bene, infatti ci fu subito dell'agitazione nel presidio. Avevano avuto sentore che qualcosa o qualcuno aveva lanciato un'onda radio nei dintorni. Vidi formarsi delle squadre con dei cani lupo al guinzaglio. Ci verranno a cercare, presto. Di Luca leggevo il labiale, tanto parlava piano. Hai detto 10 minuti. All'incirca. Non ci vuole granché dal Tirreno, al largo di Marina di Grosseto. Come sta il tipo? Il pazzo? Sta bene, vai tranquillo. Lui è di suoi tedeschi. Un sorriso sornione si accese sulla bocca del vecchio soldato. Dunque, cos'è quella caverna? Tirai fuori di tasca una agenda semidistrutta dal tempo. Nel 44 un contingente tedesco costruì alcuni bunker, compresa quella stanza, credo, non so con quali intenzioni. La trovarono comoda,
anche perché in prossimità di una qualche attività geotermica che la riscaldava, dovette sembrare fantastica d'inverno. Sul soffitto ci sono alcune fessure naturali che portano luce dall'esterno. Sono difficili da notare, sul momento non ci avevo fatto caso. Guardai nuovamente l'orologio, ancora 7 minuti. Intanto da basso erano già pronti a cercarci. Quello che non sapevano è che c'è effettivamente qualcosa lì, ma non è nulla di esoterico. Ci sono delle esalazioni, un qualche gas sotterraneo che evidentemente ha sottili effetti psicogeni. Guarda caso la mia maschera antigas russa ha, magicamente, annullato le allucinazioni. Hai saputo tutto questo tornandoci stanotte? Come hai fatto, non capisco. Ovviamente non c'era più luce, ma con la lampada ho visto molto meglio. In un lato c'erano un sacco di fogli, divise consumate ed un po' di ossa umane. Luca fece finta di rabbrividire. Dovevano essere di quell'Helmut. Aveva questo diario in mano e mi è stato tutto chiaro. Sono stati lì dentro per giorni e si sono intossicati senza rendersene conto. Credo che allora le emissioni fossero molto meno. Luca picchiettò l'orologio e mi fece un 2 con le dita. Poi è successo qualcosa, non so. Forse si sono uccisi a vicenda, drogati di allucinogeni. Mi sembra una storia strana, senza senso. Fortuna che parli tedesco, va! Mi diede una pacca sulle spalle a tradimento, una delle sue, da tramortire. Poi rise senza rumore. La storia è piena di posti del genere. I vari indovini e sibille del passato usavano divinare in caverne o grotte che secoli dopo abbiamo scoperto contenere gas particolari. Mi inchino sempre davanti alla tua cultura, Gianfra. Si vede che ti sei laureato in lettere e storia. Veramente, l'ho visto su Discovery Channel.